Oh, 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 regalo per il signor Biagioli. Oh, dovrei essere arrivato. Eccolo, eccolo qua. Siamo arrivati, eccolo qua, il futuro proprietario di questa bella motina. E il signor Biagioli? Buongiorno. Molto piacere, Natale. Sono Babbo Natale. Sì. La zia, tutto bene? Tutto bene, grazie. Allora, lei è fortunato possessore di questo nuovissimo 300 FI. Il signor Serafini si scusa per la mancata consegna dell'anno scorso. Si è rotta? Non si era proprio rotta. Siccome ci sono stati dei disguidi, me l'avevano consegnata a Natale, poi si è zoppata una renna, ho forato la slitta. E come diceva un po' sporca hai consegnato. E come diceva il ginecologo, era una fregnenata, si è fatto tardi. E siamo riusciti a consegnarla per il Natale 2017 al signor Biagioli con i nostri più fervidi auguri. Auguri. Punto a cambio. E allora, vediamo. Cambio la zia. Vediamo come si può fare. La zia Babbo Natale è stata bene. Bellissima, sta benissimo. E la moto. Ma anche i gadget? Sono. Il gadget, è il signor Serafini ha mandato queste cose visto la nostra fratellanza con questi argomenti. Ok, benissimo, benissimo. Ci siamo. Grazie Babbo Natale. Prego, grazie. Non c'è di che, adesso iniziamo la prova statica. Va bene, va bene. Allora, buongiorno a tutti. Siamo con l'ennesima prova statica, ma questa è una prova statica di quelle importanti. Abbiamo una moto nuovissima, aspettata da tanto tempo. Finalmente Babbo Natale l'ha portata al pilotone marchigiano. Oh, guarda, piena del power part. Sti cavoli. Allora, pilotone, inizi con la prova statica di questo bellissimo mezzo. Iniziamo con la prova statica di questo bellissimo mezzo. Cioè questa è la nuova, attesissima TM300 quattro tempi, FI, iniezione. E quindi ecco, siamo qui a testare questa novità. TM è una marca simpatica che noi apprezziamo molto, però purtroppo dobbiamo iniziare la prova statica con, diciamo così, evidenziando un gravissimo difetto di questa moto. Quale sarebbe? Mi sembra perfetta come moto. No, in TM se viene da quest'altra parte, viene a vedere, in fase di assemblaggio si sono sbagliati, hanno montato il serbatoio a posto del filtro e la scatola filtro a posto del serbatoio. E quindi questo purtroppo noi, essendo tester di riferimento, lo dobbiamo evidenziare. Sicuro? Mi sembra proprio sì. A me mi sembra dal 2015 che c'è stato il serbatoio dietro, però. Dal 2015? Mi sa. Cioè, Varnelli si mette qui? Varnelli si mette lì, sì. Sul KTM che abbiamo provato in precedenza era qui davanti, il serbatoietto invece... Adesso, aspetta. Anche perché, siccome noi ne facciamo un abuso più che altro, e qui ce ne va molto di più, ci va circa 7 litri di Varnelli, quindi... Ci hanno pensato in DM a noi? Chiamiamo il padrone. Giusto. No, per carità, voglio dire. Chiamiamo subito. Qual è il problema? Pronto? Gastone? Buongiorno, sono Biagio. Senti, ma com'è sta storia di ste moto che adesso quella che ci abbiamo in prova c'ha il serbatoio scambiato con la scatola filtro? Che dici? Dal 2015 è così? E io lo so solo adesso? Sono sempre lui a sapere cose? C'è uno come Biagioli, cioè, e Sallurio, no, non esiste. Ma fai come spiritoso. Dopo le feste facciamo i conti, vengo su, facciamo i conti. Ciao. Petto? Hai detto che devo avere meno Varnelli. Fai. Come power part ce l'ha messa una bottiglia, quindi voglio dire. Sì. Vabbè, dai. Ci dicono che la moto è innovativa. Innovativa. Questa si chiama innovativa. No, cioè, dico... Nuovissima del power part, innovativa, cioè la moto esteticamente è bellissima. No, è più che bella. È la più bella di tutti. Tutte quelle provate è la più bella di tutti. Filante, snella, classica TM, è molto molto bella. Ti faccio notare un particolare, una chicca. Guarda, il tappetino della valvola che fa pendant col cerchio e con
cioè l'effetto cromatico è spettacolare, serioso, è spettacolare. Quindi cioè, diciamo che... No, non solo quello, guarda. Che? Ma ti faccio notare una cosa, guarda. Sì. Il dado... dado? Il che dado. Non è quello che ci si fa la minestra, eh? No, è, ecco. Il dado è dorato, come anche le viti. Guarda, guarda che abbinamento cromatico. Nessuna marca è... No, nessuna. Non si addosce, basta. Esatto, la migliore in assoluto. Adesso togliamo la bottiglia del lubrificante. Esatto. Ecco, perché, come tu sai, TM consiglia per il massimo delle prestazioni lubrificante Varnelli. Sia olio motore... che serbatoio. Cioè, è un uno. Tu metti Varnelli e vai con Dio. Allora, questa non la roviniamo perché la appoggiamo qui e iniziamo anche la prova statica, no? A modo, abbiamo già detto, è bella, il telefono metto qua, se no lo schiaccio. Il ciabusco sembra una cosa, ma il ciabusco è fatto apposta perché viene fornito proprio perché una tia ci si ferma e si fa merenda, quindi il ciabusco è la bottiglia della merenda, io sto nel serbatoio. Un appunto, manca il pane. Manca il pane, sì, però anche lo... Forse è meglio fresco, via. Fresco, va bene. Ce lo mettiamo noi, o quello che costa, ce lo mettiamo noi. Voglio dire. Allora, posizione in sella, perfetta. L'allineamento, proprio triangolazione, pedane, l'osso, bellissima. Tutto a posto, abbiamo selettore con due mappe. Mappa 1, che in realtà è la mappa V, Varnelli, più effervescente, capito, per il pilota brioso. Mappa 2, che è la mappa C, ciauscolo, più da trazione, da peso, capito? Da peso alla moto, perché il mulattiere non è importante, mica tutti siamo uguali, no? Certo, voglio dire. Mica tutti bravi come te. No, beh, anche come zitta, però voglio dire. Poi, questo bilancia anche, bilancia le cose, e quindi diciamo che i comandi sono tradizionali, cioè frizione a sinistra. Vabbè, un classico, a destra. C'è anche la vera marcia, un po'? Cambio nuovo, 6 marce questo, 6 marce perché no. E poi dopo un anno già l'ha messa un'altra marcia. E un'altra marcia in più ce l'ha messa, prima era 5, però è passato un anno. La famiglia cresce. La famiglia. Il mono. Anche moneggia questo. Moneggia la grande. Moneggia la terra. La forcella non si muove. La forcella non si muove perché è fatta per piloti. Però la forcella poi dopo, caso mai mago di latina. E vai via. E quindi che possiamo dire? Cioè stabilità ottima, trazione superlativa, molto maneggevole, ma stabilissima, e diciamo che è la migliore sul mercato. Di quelle provate oggi, la migliore indubbiamente. Non ce n'è per nessuno, quindi... Certo, voglio dire, poi non sei di parte assolutamente, voglio dire... Cioè, come tutti sanno, cioè la mia onestà intellettuale è massima. Sì. Quindi noi rimettiamo le cose così, caro Renese, prendiamo la bottiglia di Varnelli, il ciauscolo, auguriamo a tutti buone feste e noi andiamo a festeggiare mentre loro guardano... La prova statica. Arrivederci a tutti, buon Natale!